Ecco, l'Eucaristia che noi stiamo celebrando, fratelli, è la grazia che il Signore ci porge perché noi possiamo seguirlo, perché senza questo nutrimento della domenica siamo deboli, siamo fragili, siamo facilmente trascinati dalla corrente. Ma con la grazia di Dio, con la forza della preghiera, con la forza dell'Eucaristia, possiamo seguire il Maestro e raggiungere la meta che Lui ha raggiunto. E allora chiediamo questa grazia al Signore. Ecco, voi che siete venuti qui da lontani per Padre Pio, certamente per affidare a Padre Pio qualche grazia particolare che ci sta a cuore, un po' come la folla che seguiva Gesù, ma anche, penso io, per prendere esempio dalla fedeltà di Padre Pio. Padre Pio ha seguito Gesù sulla via del Calvario. Ecco, il suo esempio ci deve spronare, incoraggiare per andare avanti e non perderci di coraggio nei momenti della prova. Fra poco, dopo che avremo recitato il Credo, fra pochi minuti, c'è qui un fraticello che viene dalla Costa d'Avorio, la Côte d'Ivoire, chiama Fra Giustino, e oggi lui compie 10 anni che si è consacrato al Signore. Ha detto il suo sì al Signore e si è messo alla sequela del Signore. E oggi in questo luogo, brevissimamente, non vi spaventate perché sono pochissimi minuti, lui vorrà rinnovare, ecco, questa, la grazia di questa consacrazione, perché vuole continuare a seguire il Signore. Allora anche il suo esempio ci deve spronare nella nostra vita a seguire il Maestro, e noi preghiamo per lui perché possa essere fedele e seguire sempre con tanto entusiasmo la via del Signore. Sia lodato Gesù Cristo.